Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovo let's play che probabilmente ragazzi appunto chiuderà l'avventura sul mio canale di Resident Evil 7. Siamo su End of Zoe ragazzi, questo nuovissimo DLC, dopo Nota Hero andiamo con End of Zoe. Raga, non so minimamente di cosa parli, so solo che quel nonnetto che sta appunto trasportando Zoe, praticamente quasi mutata, credo, è il fratello di Jack Baker, ovvero il padre di Zoe, appunto, che tutti noi conosciamo benissimo dalle avventure di Resident Evil 7. Comunque, ragazzi, menu bellissimo, questo video sarà, cioè questa serie, questo DLC sarà senza facecam, ragazzi. E niente, nuova partita. Ovviamente andiamo a normale. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Va bene. E io che speravo di fuggire. Troveremo qualcuno che ti aiuterà. È questa casa mia. Non posso cambiare il mio destino. Io ti salverò. Stai tranquillo. Non rimarrà nessuno da salvare. C'è qualcuno a terra qui. È la stessa. Che cosa state facendo? Oh, è lei di certo. Zoe Baker. Respira ancora. Contatta il QG. Hai detto Zoe. Signore, abita qui. Che cosa le è successo? Siamo qui per aiutarvi e... Ma che diavolo le avete fatto? Signore. Oh. Ehi, ehi! Oh. Fermo, fermo! Ah. Oh. Cristo santo. Zoe. Che cosa cazzo ti hanno fatto? Ascoltami. Vogliamo aiutarvi. Oh, è gentile da parte vostra. Quindi... un elicottero da guerra? Ti sembra un mezzo di soccorso? Non sai di cosa stai parlando. Dico davvero! Tu credi che non abbia idea di chi voi siate? Con tutti i mostri che si aggirano qui. Dimmi, da dove arrivano, eh? Non è come pensi. Tu non puoi capire! Non posso capire, eh? Vedi quella ragazza? Quella è la figlia di mio fratello. Mia nipote, lo capisci? E da queste parti, la famiglia non si tocca. Voi non la distruggerete, ok? Non ve lo permetterò, costi quel che costi. Cristo santo, la ragazza è infetta. Sta morendo! E noi faremo la stessa fine! Se non andremo via da questo cazzo di posto! Lei non è ancora morta! Quindi fatti venire in mente qualcosa! O ti darò in pasto ai tuoi amici là fuori! Ok, va bene. C'è una cura. Non mentire! Non sto mentendo! Dico sul serio! Ci stavamo preparando per il trattamento! Ma sei arrivato tu e hai sputtanato tutto! Probabilmente ci stanno ancora aspettando! E dove? L'hanno portata in una vecchia baracca, non lontano da qui. Te lo giuro, è lì dentro!
Ok, ragazzi, ci siamo. Mamma mia, che intro. Quindi, ragazzi, lui è il fratello di Jack Baker, ovvero, cioè, praticamente Zoe è suo nipote. Mamma mia, ma che gli sta succedendo? Ti tutto, Zoe. Sei la mia famiglia. Guardala, raga, è tutta gelatinosa. Mamma mia, che brutta cosa. Ma è nuda, praticamente. Sembra. Mamma mia, raga. Ok. Ragazzi, inizia questa nuova avventura. Io penso che questo qua sia molto più horror rispetto a Nota Hero. Comunque, beh, Nota Hero anche era horror, però era molto più action, tra virgolette, mentre questo è più survival horror. Ho visto una cosa strana oggi mentre pescavo. Ero uscito per controllare se avevo acchiappato qualche bel esemplare. Una delle lenze era bella tesa, così la tiro su e mi trovo davanti una mostruosità che Dio solo sa cosa fosse. Con zanne e artigli giganteschi. Lo stronzo ci ha provato a farmi fuori. Vabbè, raga, probabilmente era un uno di quei mostri neri, appunto. Non mi ricordo mai come si chiamano. Tu sei qua per terra. Posso... No, non posso andare a esplorare da quella parte. Ok, raga, direi che possiamo andare avanti. Madonna, raga, dove siamo? Pugno destro e pugno sinistro? Che figo, possiamo tirare i pugni! No, vabbè, raga, spettacolo. Trofeo guadagnato, risosso. Wow. Noi non abbiamo le armi, ma abbiamo i pugni. Manuale di sopravvivenza di Joe. Ah, raga, noi ci chiamiamo Joe Baker. Ok. Il loro corpo è resistente, ma la testa è debole. Vabbè, raga, sono cose che sappiamo già. Ok. Fluido chimico. Ah, qua c'è già il primo salvataggio. Nella cassa non c'è nulla. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante nelle vicinanze, raga, dopodiché... Direi che possiamo anche salvare per la prima volta. Vediamo. Non sembra esserci nulla. Ma praticamente noi, ragazzi, siamo in mezzo alla palude. Cioè, abitiamo in mezzo alla palude. Questa è casa nostra? Praticamente. Vabbè, ragazzi, salviamo la partita. Fatemi vedere un attimo cosa c'è. Sembra non esserci nulla. Bene, salviamo. Ok. Salvataggio del contenuto in corso. Ragazzi, sono troppo emozionato. Chissà com'è questo DLC. Ok. Cos'è? Oh. Larva. Cioè, posso combinare la larva col fluido e faccio la soluzione medica? Che schifo! Cioè, ci curiamo con le larve? Ma qua proprio Bear Grylls ci fa una pippa. Cos'è stato? Cosa cacchio è stato? Ok. È stato un brutto... Avanti. Oh, pezzo merda. Pezzo di stronzo con le gambe. Vi faccio a pezzi con le mie mani. Mamma mia, raga... Fatto fuori. Bam. Merda. Bam. Mamma mia, ragazzi, alla Resident Evil 1 gli schiacciamo la testa. Ok. Madonna, ragazzi, sto Joe Baker è un mostro. È un vecchietto, ma ci sa fare, eh. La vediamo. Dai, ragazzi, dobbiamo salvare la nostra nipote Zoe. Oh, madonna, ci sono altri tizi qua, raga. Che poi mi piace la cosa che hanno fatto questi DLC, appunto, che continuano le due storie. Perché, infatti, non si sapeva che fine faceva Lucas e con Nota Hero abbiamo visto. Abbiamo usato Chris. Non si sapeva che fine faceva Zoe e con questo DLC lo scopriremo. Merda, raga. Ah! Ok. Merda.
Bam. Ok. Fatto fuori. In effetti, ragazzi, così è realistico, perché comunque possiamo usarle le mani con lui. Era figo anche se con Ethan potevamo usare. Vabbè, non magari a sto livello, però qualche pugnetto potevamo darlo. Allora. Però spero che non sia tutto con le mani sto DLC, raga. Ok. Raga, Chuck Norris sto nonetto. Idolo del pugile. Colleziona gli idoli per potenziare i tuoi attacchi. Un inquietante feticcio usato nella magia nera. Se presente nel tuo inventario un idolo aumenta il tuo attacco dell'1%. Ah, bella cosa. Ok, abbiamo un fluido chimico. Raga, sapete che sono ordinato, quindi non vogliatemene. Ok, andiamo avanti. Scolopendra. Cos'è? Ah, un verme, che schifo. Ma posso combinarlo sempre a... Eh sì. Ah, due soluzioni. Raga, con gli insetti ci facciamo le cure praticamente. Oh mio Dio, quanto è buio qua. Oddio, raga. Mi sa tanto che questo DLC batte Natairo. Perché l'horror c'è, ragazzi, qui. Quanto cazzo è buio. No, raga, mi sto cagando sotto. Ve lo dico. No, quanto è buio, raga, non ce la faccio. Ma quindi è un pescatore lui. Che schifo. Dimmi che è una pistola, ti prego. Cura per infezioni di tipo E. Ma che... Cristo santissimo. Mamma mia, ragazzi. No, no. Ma cos'è il buio? No, però siete stronzi. Mamma mia, raga. Oh. Ah, spam, spam, muori. Ok. Morto? Sì. Raga, usiamo una cura, va. Ok. Come facciamo a sapere la nostra salute? Perché con lui non ha né l'orologio che aveva Ethan e né... Vabbè, il sistema dell'ombrella che avevamo con Chris. Allora. Devo tornare da Zoe, probabilmente. Abbiamo preso la siringa. No! No, no, no! Che è successo? Zoe! Non morirmi proprio adesso, Zoe. Dannazione! Perché non funziona? Non è sufficiente, eh? Non le basterà. Ha bisogno di una dose intera per riprendersi. Ce n'è ancora alla base. Se mi liberi, ti ci porterò. Ti prego. Quale base? Merda! Devo portare Zoe fuori di qui. Porca troia, raga, l'ha fatto a metà. Che cazzo era? Poveraccio.
Dai, Zoe, vieni. Ma poverina, raga. Che cazzo sta succedendo? Dio santo, sembra uno di quei film dell'orrore. E in parte lo è. Ok, va tutto bene, Zoe. Ma chi è quello là, raga? È un Tyrant, che cazzo è? Oh merda. Giornata del cazzo. Abbastanza. No, raga, che ansia quel coso. Che ansia quel coso, raga, ma stiamo scherzando? Il soldatino ha detto che le medicine sono in una specie di base. Strano, non ricordavo ci fosse un muro. Ci sono delle luci da quella parte. Beh, andiamo a vedere. Andiamo, ragazzi. Ok, vieni piccolino. Tranquilla, Zoe. Ok, raga. Dobbiamo portare Zoe all'accampamento dei soldati dell'Umbrella, se riusciamo. Ah, fa impressione sta roba sul suo corpo. Cioè, sembra tipo cristallo. Sembra che si sta trasformando in cristallo. Oh mia, ragazzi. Assurdo. Quella deve essere la base. No, andiamo non ora, ragazzo. Ma che cazzo è? Un coccodrillo? C'è un fantoccio lì. Ragazzi, sono quei coccodrilli adesso? Eh sì! Ok. Guarda, corri! Aspetta qui. Ok, Zoe. Torno con qualcosa che ti farà stare meglio. Perfetto. C'è un salvataggio qui. Però non c'è una cassa. Ok. Niente, raga, diamo una salvata. Questa è chiusa dall'altro lato. Perfetto. Ok, ragazzi, direi che per questo primo episodio può finire qui. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Riusciremo a salvare Zoe? Beh, ragazzi, seguitemi per scoprirlo. Lasciate un bel like per supportare la serie. E bella, raga, al prossimo video.